Siamo qui in via Torelli e alle mie spalle c'era quella che non tempo l'abitazione della famiglia della Pergola, un'importante famiglia ebraica che, durante il rastrellamento degli ebrei a Parma, subì una triste tragedia. Le complesse e tristi vicende della famiglia ebraica della Pergola videro la sopravvivenza del solo capofamiglia all'esperienza dell'arresto e della deportazione. Nei giorni precedenti il rastrellamento degli ebrei da parte degli agenti della questura e dai fascisti della Repubblica Sociale, i componenti della famiglia della Pergola, immaginando la deportazione, abbandonarono la loro abitazione, situata in via Torelli 10. Enrico della Pergola, capofamiglia, rabbino di Parma, e molto conosciuto, pensando di essere lui l'obiettivo dei nazifascisti, decise di tentare la fuga verso la Svizzera, insieme ai fratelli della moglie, Emanuele e Giacomo Camerlini. Vi riuscì, trovando rifugio oltre confine. Mentre i fratelli furono costretti a trovare rifugio in provincia di Pavia e successivamente a Genova, dove rimasero a lungo in clandestinità. Purtroppo non altrettanto fortunata fu la sorte della moglie di Enrico, Emilia Camerini, e dei figli, i fratellini Cesare e Donato della Pergola, rispettivamente di 8 e 11 anni. I tre furono arrestati a Tizzano, nella Val Parma, sulle nostre montagne, il 10 dicembre 1943. I tre furono trasportati al campo di concentramento di Monticelli Terme e dopo essere passati per Fossoli vennero trasferiti a Auschwitz. Lì, come possiamo notare dalla pietra d'inciampo, tra l'aprile e il maggio 1944 morirono tutti e tre.